Esperiente OT11 OT2. Oggi parliamo di servizi digitali per il turismo. Abbiamo già avuto un webinar sulla conferenza di servizi, un webinar sul sistema informativo sociale, scusate, sui sistemi informativi per i servizi sociali, un webinar sui portali. Di accesso ai servizi per cittadini e le imprese. Questo è un ciclo di webinar che si concluderà a dicembre. Abbiamo ancora un webinar sui sistemi informativi per i tributi e un webinar sui sistemi informativi per l'edilizia. I prossimi appuntamenti sono appunto il 13 novembre con il welfare e il 27 novembre per i tributi. Allora, oggi diciamo perché il catalogo delle esperienze organizza questi webinar tematici. Farò una breve presentazione ecco, si stanno caricando le slide. Faccio una brevissima presentazione sul catalogo delle esperienze, che è il progetto, diciamo, che organizza i webinar tematici e che oltre all'organizzazione dei webinar fa una serie di attività di supporto al trasferimento delle esperienze. Si tratta di esperienze finanziate sugli obiettivi tematici 11 e 2, c'è cioè la pubblicazione delle esperienze, l'organizzazione di webinar, l'organizzazione di laboratori, tutte attività che vedremo. Questo è il catalogo delle esperienze, questa schermata che vedete. Abbiamo un cruscotto che diciamo, dà un'indicazione su quali sono le esperienze contenute nel catalogo. Potete già consultare il catalogo, avete un elenco di schede esperienza, potete cliccare sulle schede esperienza e a quel punto avere, diciamo, una serie di informazioni organizzate con un orientamento proprio al trasferimento, quindi tentare di anche con le informazioni che sono contenute nel catalogo, di già avere un primo apprendimento rispetto a come fare quel progetto nella propria amministrazione, quali sono, diciamo, delle buone idee da replicare, quali possono essere le criticità. Che cosa fa il catalogo? Quali sono le attività? Ovviamente la raccolta di esperienze, quindi la raccolta e la pubblicazione di esperienze, appunto, che trovate online. Facciamo diffusione delle esperienze, quindi news sulle schede pubblicate e abbiamo una serie di strumenti di supporto. Il webinar di oggi e i webinar che sono organizzati all'interno di questo ciclo fanno appunto parte di questi strumenti di supporto che fanno appunto del catalogo non solo una raccolta di esperienze, ma appunto uno strumento di capacità istituzionale, di rafforzamento della capacità istituzionale. Questa è la situazione attuale. Abbiamo adesso, attualmente in realtà, dato che è in continuo aggiornamento, attualmente abbiamo in tutto un bacino di circa 70, di 74 esperienze. Di queste già trovate, pubblicate, 47 esperienze, 6 sono in corso di pubblicazione, 20 sono in compilazione. Si tratta di esperienze che sono candidate da amministrazioni che hanno, sviluppato dei progetti sull'obiettivo tematico 11, capacità istituzionale, o sull'obiettivo tematico 2, quindi agenda digitale, e che hanno deciso di partecipare al catalogo condividendo la loro esperienza. Abbiamo una varietà di esperienze. Diciamo che lo strumento, anche adesso, stiamo ovviamente aggiornando il catalogo, quindi aumentando le esperienze, ma anche adesso che ci sono 47 esperienze, già si tratta di uno strumento, un effettivo strumento di capacità istituzionale, cioè si tratta di uno strumento che si può utilizzare, ci sono delle informazioni rilevanti, riguarda progetti molto diversi dal punto di vista del livello di governo. Quindi ci sono progetti a livello comunale, di unioni di comuni, di città metropolitane, di regione e anche a livello nazionale di agenzie. Ci sono progetti che riguardano, come dire, dispositivi diversi, quindi strumenti, procedure innovative, strumenti di formazione e si occupa, diciamo che
il range di progetti riguarda politiche sostantive molto diverse. Proprio, diciamo, sulla trasversalità di OT11 e OT2 c'è una ricchezza che è quella di avere appunto progetti sul turismo come quelli di oggi, progetti sull'aggregazione dei data center, progetti di formazione sulla polizia locale, ma anche progetti sull'ambiente, progetti sull'incentivazione delle unioni comunali. La varietà è molto ampia, quindi andate sul catalogo, visitatelo, diciamo che allo stato attuale già qualunque amministrazione può trovare delle buone idee. Quindi è uno strumento e va usato. Da dove siamo partiti? Siamo partiti questa è veramente l'ultima slide, siamo partiti dalla consapevolezza che da una parte le amministrazioni hanno delle diversità intrinseche, dei contesti molto diversi, ma allo stesso tempo si occupano di problemi molto spesso simili. Siamo partiti dalle sollecitazioni di alcune amministrazioni che chiedevano, come dire, una maggiore diffusione delle esperienze, proprio per, come dire, evitare di ricominciare da zero e tentare invece di replicare esperienze che sono state fatte da altri. Che è una buona idea, è un'ottima idea, diciamo, di miglioramento della capacità amministrativa, è un'ottima idea per risparmiare costi, per essere più efficienti, per essere anche più efficaci perché si utilizzano dei progetti, delle procedure, degli strumenti che sono già stati utilizzati da altri, sperimentati, c'è anche la disponibilità magari di avere dei prodotti già fatti e quindi sicuramente è una strategia efficace. È una strategia che però ha bisogno di, come dire, non solo di raccogliere e diffondere questa conoscenza, che è il primo livello di azione del catalogo, ma anche di veicolare un tipo di specifico di conoscenza e quindi non solo attenzione, diciamo, alla descrizione formale delle esperienze, ma in realtà tentare, c'è proprio quello che facciamo, è un'analisi qualitativa dell'esperienza sulla base di schede che sono appunto elaborate dalle amministrazioni, proprio per far emergere quelli che sono gli elementi, come dire, di maggior rilievo, quelli più caratterizzanti per il funzionamento dell'esperienza diciamo non solo gli elementi di design, di progettazione, ma appunto anche elementi di attuazione, quali sono i soggetti coinvolti, in che modo è possibile coinvolgerle, e elementi di contesto. Ad esempio una riflessione su quali sono i sistemi organizzativi, normativi che sostengono quell'innovazione nel contesto, di origine. Quindi diciamo un'analisi abbastanza approfondita e che permette già così di leggere queste schede non come descrizioni degli interventi, ma appunto come quasi come istruzioni per l'uso, come delle istruzioni appunto per riuscire a già, non dico mettere in piedi il progetto nella propria amministrazione, ma farsi un'idea di quello che serve per avviare il percorso. Ovviamente questo tipo di conoscenza non è sufficiente, è sicuramente necessario ma non è sufficiente e quindi c'è bisogno di strumenti di supporto, che sono quelli appunto che stiamo facendo oggi. Quindi webinar che, come dire, discutono dei temi, oggi il turismo, discutono di alcuni temi, approfondiscono alcuni temi sulla base delle esperienze che sono nel catalogo. Quindi le esperienze di oggi o le trovate o sono in corso di pubblicazione sul catalogo delle esperienze. Vi ricordo ovviamente che tutti i materiali, sia quelli dei webinar passati che quelli dei webinar, di questo webinar e di quelli futuri, saranno disponibili sul catalogo. Ci sono le registrazioni, ci sono anche tutti i materiali, quindi tutte le presentazioni che vedrete in questo webinar e che sono state presentate negli altri. Oltre a webinar c'è la facilitazione del contatto per il coaching tra amministrazioni, quindi se voi andate sul catalogo, quello che trovate, se c'è un'esperienza che vi interessa, potete richiedere l'attivazione di modalità di scambio, tra cui appunto la facilitazione del coaching, e poi ci sono dei laboratori di scambio, che sono invece delle attività in presenza. Partecipare al catalogo permette appunto di partecipare ovviamente a tutte queste attività di supporto, permette quindi di pubblicizzare, anche come dire a livello minimo, di pubblicizzare come minimo di pubblicizzare la propria esperienza. Dopodiché c'è la possibilità appunto di accedere a queste diverse attività. Quindi questa è la schermata per candidarsi, per partecipare. Ripeto, il catalogo delle esperienze è uno strumento. È uno strumento di capacity building, quindi è uno strumento che può essere usato. Allo stesso tempo è chiaramente uno strumento che,
se già così funziona, funziona tanto di più quante di più sono le esperienze che vengono inserite nel catalogo. Si tratta veramente di un processo molto semplice, basta appunto andare sulla pagina del catalogo, riempire come dire, un form, si ricevono delle credenziali e poi c'è una scheda molto poco onerosa da riempire e che poi viene discussa con un esperto. Si tratta anche di un momento appunto di riflessione sulla propria esperienza, ma soprattutto di condivisione della propria esperienza. Dopodiché c'è appunto la possibilità di partecipare a queste attività. A questo punto sul catalogo, quindi sulla cornice dell'attività di oggi e di quelle future, dei webinar tematici, diciamo, ho detto tutto. A questo punto passo per quello che è il tema di oggi, il turismo. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Iniziamo quindi la parte tematica del webinar, introducendo appunto le esperienze che saranno qui presentate. Saranno presentate le esperienze del Comune di Firenze, del Comune di Palermo, e della Regione Puglia tramite la sua società in-house Innova Puglia. Questo è il secondo webinar dedicato appunto agli ambiti del PON Città Metropolitane ed è da qui che partiamo introducendo appunto questo set complessivo di webinar, saranno 5 in totale che dedicheremo appunto alle realizzazioni progettuali che i comuni capoluogo delle città metropolitane sono i 14 grandi comuni italiani, stanno sviluppando nell'ambito del PON Città Metropolitane. Quindi questo è il secondo, ne avremo altri tre, il 13 novembre dedicati ai servizi digitali per il welfare, il 27 novembre ai servizi digitali per i tributi e il 4 dicembre ai sistemi informativi e servizi digitali per l'edilizia. Due parole sul PON Città Metropolitane per introdurre appunto le prime due esperienze di oggi. 14 le città metropolitane beneficiarie di questo programma e potenzialmente più di 1300 comuni facenti parte delle 14 aree metropolitane. L'agenda digitale è una delle tre tematiche presenti nel PON Città Metropolitane, con una disponibilità finanziaria di 152 milioni di euro, suddivisa chiaramente per le 14 città. I comuni della città metropolitana, per quanto riguarda appunto quelli che sono gli obiettivi previsti dal PON Città Metropolitane è che almeno il 70% di tutti i comuni afferenti alle aree metropolitane possa essere pienamente interattivo, quindi possa erogare servizi pienamente interattivi e che la popolazione che utilizza internet all'interno appunto di questi comuni possa relazionarsi con la PA per almeno il 50% appunto della percentuale della popolazione presente in questi comuni. Cosa finanzia il PON Città Metropolitane? I sistemi tecnologici, le componenti funzionali, quindi i sistemi di back-end, per esempio, e componenti abilitanti, quali possano essere, per esempio, il sistema dei pagamenti o il sistema delle identità digitali. Sono 7 le aree tematiche per le quali è possibile finanziare progetti nell'ambito del PON Città Metropolitane, e quindi con edilizia e catasto e tributi locali che saranno due dei temi dei prossimi webinar. Oggi ci occupiamo quindi di cultura e tempo libero e quindi di turismo. Una breve introduzione con alcuni dati riguardante il mercato digitale del turismo in Italia. Dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio Innovazione Digitale del Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, abbiamo appreso che il mercato nel suo complesso cuba circa 15,5 miliardi di euro di acquisti dei viaggiatori italiani con un incremento del 9% rispetto al 2018, quindi è un mercato chiaramente in espansione. E per quanto riguarda le prenotazioni da parte dei turisti, appunto per quanto riguarda il mercato del turismo digitale in Italia, la maggior parte viene fatta da desktop, ma è in forte ascesa
il livello, la percentuale delle transazioni avviate su mobile. Circa il 25% delle prenotazioni viene effettuato sul mobile. E, resta però anche una necessità da parte del turista, del cittadino che appunto visita e viaggia per il nostro territorio di potersi recare nelle agenzie di viaggio. Quindi questo altro elemento che emerge dall'ultimo rapporto del Politecnico di Milano. Queste sono evidenze che poi sicuramente troveremo nelle tre presentazioni delle nostre tre esperienze. Gli elementi di rilievo, quindi, anche per le pubbliche amministrazioni, come dicevo in precedenza, sono comunque una forte crescita delle, presentazioni, delle prenotazioni, da mobile, circa il 25%, entrano in gioco nel mercato anche soluzioni di intelligenza artificiale come assistenti virtuali, o sistemi che offrono chiaramente automaticamente delle proposte per profilare l'offerta per i cittadini. C'è anche sicuramente un aumento dell'attenzione per quanto riguarda la user experience, quindi la profilazione dei servizi per ciascun cittadino, per ciascun utente, l'introduzione delle quelle che prima appunto citavo come piattaforme abilitanti, quindi l'identità digitale, il ticketing e i pagamenti online, e per terminare un altro elemento importante anche per le pubbliche amministrazioni, quello co il concetto di turismo esperienziale, ossia quella dimensione che il turista, che il cittadino ormai cerca, che diciamo va oltre quella che è la visita classica ordinaria di un sito, ma che diciamo, ricerca invece anche una dimensione del fare, di poter essere diciamo, pienamente introdotto in alcune esperienze, che siano gastronomiche, siano prettamente turistiche. Ecco, questa è un'altra dimensione che emerge dalla, appunto dall'analisi dell'andamento del turismo digitale in Italia. Ultime due, prima di passare la parola alle esperienze, diciamo indicazioni e della diciamo, vasta azione che le pubbliche amministrazioni stanno svolgendo sul tema del turismo digitale, ne ho citate due qui sulla slide, una che riguarda chiaramente il programma operativo nazionale nell'ambito della politica di coesione 14-20, affidato al Ministero appunto dei beni culturali per il turismo, rivolto alle cinque regioni meno sviluppate, all'interno del quale, all'interno del programma, presenta delle iniziative per il finanziamento di appunto, infrastrutture e servizi digitali, per le aree, denominate attrattive culturali. Un altro elemento appunto è quello relativo al protocollo firmato ultimamente dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dallo stesso Ministero lo sviluppo della piattaforma di integrazione Sistema Museale Nazionale. Anche qui chiaramente è un'azione che mira alla costituzione di un vero e proprio ecosistema digitale dei musei italiani. Bene, passo quindi la parola per iniziare al Comune di Firenze, quindi all'ingegner Gianluca Vannuccini e al dottor Leonardo Ricci, che ci presenteranno l'esperienza in via di realizzazione sullo smart tourism appunto del Comune di Firenze. Do la parola quindi all'ingegner Vannuccini, grazie. Buongiorno a tutti, grazie Fabrizio, grazie per averci invitato. Io lavoro ai sistemi informativi del Comune di Firenze e mi occupo appunto del PONMETRO e dei vari progetti legati all'innovazione, in particolare per quanto riguarda i servizi online. E appunto l'obiettivo oggi era condividervi un po' cosa stiamo facendo sul progetto che riguarda il PONMETRO in ambito smart tourism. Partiamo dall'esigenza. L'esigenza è stata quella di ottimizzare la fruizione del patrimonio culturale e turistico della città, ossia di ottimizzare da più punti di vista, quindi riuscire a trovare nuove forme e proporre nuove forme di visita esperienziale della città, promuovere nuove mete, nuovi itinerari, quindi magari meno battuti, quindi non i soliti
cosiddetti hotspot della città, e dare anche quindi delle informazioni non soltanto al turista, ma al city user in generale, quindi anche ai fiorentini che vogliono appunto vivere la città. Si parte da dei numeri molto rilevanti di impatto sulla città. Noi abbiamo avuto questo lavoro fatto nel 2016-2017 con Team Vodafone, in cui abbiamo acquisito dati di Mobile Analytics e abbiamo scoperto che appunto addirittura in un anno, includendo i toscani che transitano su Firenze, si parla di circa 20 milioni di presenze all'anno, e quindi è un impatto enorme sulla città. Addirittura abbiamo trovato in alcuni giorni erano presenti 170 nazionalità su 194 a Firenze, e quindi è molto anche, diciamo, una parte di turismo. Come vedete, diciamo 3-6 milioni visitano ma non rimangono a dormire in città. Quindi, insomma, sono dei numeri molto importanti per le dimensioni della città di Firenze e per il numero di residenti che abbiamo. Quindi è comunque diciamo, il tema dell'orientamento e dell'ottimizzazione del flusso turistico un tema molto rilevante. Le categorie su cui ci stiamo confrontando, ossia cosa intendo con categorie? Intendo quali sono le tipologie di offerta che vorremmo proporre al turista e al city user, quindi si va ovviamente al tema arte e cultura, ma per esempio c'è anche il mondo del green, del vivere ville, parchi, giardini. La grande Firenze intesa come area metropolitana, quindi dare una forte spinta al turismo fuori porta, fuori città, e quindi promuovere tutti i territori che sono appunto attorno a Firenze, dal Chianti fino al mondo di Vinci e così via. Il turismo lento, quindi il tema del walking, su cui Firenze ha fatto dei progetti europei in passato, abbiamo già diversi percorsi nella città e diversi contenuti. Il mondo dei bambini, la parte di Firenze senza barriere, quindi percorsi a mobilità ridotta, abbiamo fatto delle attività interessanti anche con delle start-up che ci hanno permesso di mappare dei percorsi, diciamo, ad accessibilità ottimizzata per chi viaggia appunto con la sede a rotelle, e poi, diciamo, mondo teatri, enogastronomia, sport e tempo libero e del Made in Florence, quindi tutto il mondo dell'artigianato, della promozione artigianale. Quindi che cosa abbiamo fatto per cercare di promuovere tutte queste tipologie di esperienze? Abbiamo attinto al contratto quadro SPC 84 con Almaviva e nell'ambito del Pommetro, e abbiamo avviato un percorso di realizzazione di una nuova app, di un portale web, di un sistema, di una piattaforma vera e propria di smart tourism che permette appunto di ottenere questi target che ci siamo detti. Quindi la soluzione fondamentalmente è composta da queste macro funzionalità. Parlo prima della parte mobile, che è quella che ci interessa particolarmente. C'è un tema di profilazione dell'utente, inteso non come profilazione del nome e cognome dell'utente, ma di cosa è interessato l'utente, quindi andare a capire quali sono i contenuti e le esperienze che sono di interesse per l'utente e proporle in modo profilato. Il tema questo è anche molto interessante, su cui stiamo lavorando, poi ne parlerò nelle slide successive, del salta alla folla, quindi offrire cioè, diciamo, dei suggerimenti per mandare il turista in punti meno affollati, e quindi vengo al tema che dicevo poco fa, quindi promuovere delle zone meno battute, anche appunto fuori Firenze. La vetrina delle app, uno dei problemi che avevamo, lo vedete anche nell'immagine a destra, è che abbiamo troppe app in questo momento per il mondo del turismo. Abbiamo fatto troppe app in passato ed è necessario per la città razionalizzarle un po'. E l'obiettivo è che questa app che andiamo a realizzare sia un'app ombrello che poi non uccida tutte le app sottostanti, ma le promuova magari. Per esempio la Firenze Card è un'app di ticketing museale, ovvio che non può essere inclusa diciamo in questo mondo che è più di offerta turistica generale, ma se il turista vuole andare nei musei coperti da Firenze Card, gli proponiamo di installare l'app Firenze Card. Quindi è anche un contenitore di indirizzamento verso altre app. Mentre altre app invece saranno proprio fuse e chiuse, e saranno fuse dentro questa nuova app che andiamo a realizzare. Praticamente tutto ciò che è point of interest, eventi, georeferenziati e percorsi viene chiuso e confluisce questa nuova app, verso questa nuova app. C'è l'altra funzionalità del diario di viaggio, quindi la possibilità di organizzare il proprio percorso da casa, quindi anche sulla propria app, e poi le informazioni utili, qui c'è tutta la connessione con il mondo degli open data, quindi tutte le open data su mappa che offrono al turista, al city user, le informazioni su cosa gli serve in quel momento, ma anche per esempio un inoltro, un, diciamo, un orientamento verso altre app.
Per esempio, voglio muovermi in bici, posso proporgli l'app del bike sharing oppure l'app del car sharing. E poi un tema molto importante è la privacy, perché abbiamo fatto un grosso lavoro sia con Almaviva che con il nostro DPO di ottimizzazione della gestione del dato personale e di impostazioni privacy by default e by design. E questo, diciamo, per noi è stato molto importante perché siamo riusciti a fare un buon trade-off, almeno a nostro avviso, fra l'usabilità dell'interfaccia e la protezione del dato personale. Per esempio, abbiamo spostato in fondo il login, quindi il login di fatto è veramente in fondo a tutta la Experience, in modo da non tediare il turista con un login laddove non serve, e abbiamo dato la possibilità di, ovviamente previo consenso, di poter anche modificare i propri interessi senza essere loggato. Anche questa è una cosa interessante che, diciamo, semplifica l'esperienza utente, ma tutela comunque il city user e l'utente dell'app. Gli altri due macro sistemi oggetto della fornitura sono il portale, quindi la parte web, anche se, come vi dicevo, il nostro focus è soprattutto sulle esperienze mobile first, e la parte di gestione di tutte le infrastrutture, di tutta la parte dati, che è molto connessa con il nostro mondo del Drupal, perché noi abbiamo tutta la rete civica, tutto il front-end basato su Drupal. Con uno schema generale, la nostra soluzione può essere vista in questo modo. La parte a destra, cioè, diciamo, la parte big data fa parte di un progetto correlato, tutto il resto fa parte diciamo, dell'attività che stiamo svolgendo dentro questa commessa, dentro questa attività. Fondamentalmente l'idea è che dall'analisi dei dati sul territorio si sia in grado di, di elaborare dei dati a supporto decisionale, di elaborare una proposta di offerta turistica e tramite l'app di veicolare un orientamento del flusso turistico e quindi di dare al turista, al city user, ciò di cui ha bisogno, i suoi interessi e al tempo stesso evitare le zone troppo affollate. Per esempio, diciamo, faccio un focus su questo orientamento dei flussi perché è un po' il lavoro che ci sta impegnando, in particolare che in questo momento, lo vediamo in tre fasi. In una prima fase, il nostro ufficio turismo decide, in base ai periodi dell'anno o agli eventi previsti, quali sono le aree, diciamo, hotspot sulla città. E questo ci permette di andare a individuare quali sono le aree, diciamo, da promuovere e fare una specie di push sull'app. In una seconda fase, che potrei chiamare semiautomatica, possiamo dire che a questa attività umana del nostro ufficio turismo si aggiunge, quindi il nostro collega dell'ufficio turismo avrà in sovrimpressione tutti i dati dai sensori, quindi potrà dire: ok, visto che la situazione di affollamento è la seguente, decido di promuovere una certa zona piuttosto che un'altra. E una terza fase sarà completamente automatizzata, quindi utilizzando machine learning e big data. Potete immaginare come questa automazione totale sia molto rischiosa, in quanto ovviamente ci sono anche tutta una serie di aspetti relazionali con tutti gli stakeholder del turismo della città, e chiaramente non è che, diciamo, si può dire in modo unidirezionale al turista non andare in quella zona, perché ovviamente ci sono tanti siti di interesse in quella zona, magari tanti soggetti che offrono un'esperienza turistica in quella zona. Quindi è comunque un argomento molto delicato anche a livello relazionale con gli stakeholder sul turismo, e quindi è un tema che, prima di essere automatizzato completamente, ha bisogno di necessarie riflessioni. Un lavoro importante che stiamo facendo di back su questo fronte riguarda i big data, perché, diciamo, noi stiamo creando con il nostro assessore al turismo un gruppo di lavoro fra tutti gli stakeholder del turismo a Firenze, che ha come obiettivo quello di valorizzare i dati per l'ottimizzazione dei flussi turistici, in congiunzione con il lavoro che stiamo facendo sul progetto Replicate Smart City per la Smart City Control Room. Quindi fondamentalmente noi stiamo aggiungendo al data lake che già abbiamo per la Smart City tutta la parte del turismo, prendendo i dati delle presenze turistiche dal mondo della videosorveglianza. Quindi stiamo cercando di capire con i nostri colleghi dei servizi tecnici come sia possibile utilizzare le videocamere, i dati della videosorveglianza per fare counting di flussi turistici, ovviamente in modo completamente anonimo, cioè avendo dati in real time.
Questi dati andranno nel data lake e, come si vedeva nella slide precedente, dal data lake, vedete, vanno, tra parte big data, vanno poi a offrire un supporto decisionale e quindi vengono poi pushati verso l'app e verso l'utente. E questo, diciamo, è un lavoro su cui appunto stiamo lavorando in questo momento proprio con gli stakeholder cittadini. Quindi l'idea è quella di definire dei KPI e le soglie, quindi sulla base di che cosa io dico che Piazza Signoria è troppo affollata, ci devono essere delle soglie di presenze e quindi dei parametri che permettano poi di far scattare un trigger, un qualcosa e quindi mandare un'informazione push poi verso il sito user. L'altro tema molto importante è quello delle API, perché noi stiamo lavorando su questa piattaforma con una duplice visione, API in e API out. Quindi dal punto di vista di ingestion, questa piattaforma permette di connettere tramite API di ingestion altre piattaforme del turismo che possono mettere i propri dati dentro la piattaforma Smart Tourism, oggetto di questa fornitura. E in uscita invece le API dei point of interest, degli eventi georeferenziati e dei percorsi vanno verso l'esterno, verso gli open data. Tra l'altro noi abbiamo già degli open data sugli eventi in città georeferenziati ed è uno dei nostri dataset più utilizzati, è usato da molte app di soggetti terzi, quindi è un dataset molto importante. Quindi non possiamo, ovviamente lo dobbiamo soltanto migliorare, non ovviamente ridurre. E questo è un fronte molto importante su questa fornitura, quindi del lavoro con le API che ci permette quindi di rendere la piattaforma molto modulare. E successivamente, quando avremo i dati real time sul data lake, sempre tramite l'API riusciremo a triggerare all'app delle informazioni della serie Piazza Signoria ha superato una certa soglia di presenze e quindi promuovi altre zone. Questa è un po' l'idea. Tra cui il tutto appunto tramite interazione con l'API. E questo è il lavoro appunto, se vogliamo, della fase successiva all'avvio dell'app. Appunto vado verso la conclusione descrivendo un po' la roadmap che ci siamo dati, quindi il progetto è avviato nel 2019 e il nostro obiettivo è quello di avviare a gennaio un beta testing con un coinvolgimento di stakeholder sul turismo cittadino, quindi il nostro assessore ha intenzione di coinvolgere tour operator, guide turistiche, albergatori, host di Airbnb, hotel e tassisti, in modo da fare una fase di beta testing di questa app e poterla poi lanciare per diciamo entro la primavera in modo poi che venga sfruttata nel modo opportuno nell'ambito dei flussi turistici dell'estate. Questo è il nostro obiettivo. Sono stati già coinvolti degli enti nel riuso, diciamo che questo lavoro è fatto tutto in tandem con la città metropolitana di Firenze, per cui la città metropolitana ha seguito passo passo questo lavoro e questa piattaforma è una piattaforma metropolitana, non è solo il Comune di Firenze. Quindi l'idea è proprio quella di realizzare una piattaforma che valga automaticamente per tutti gli enti del territorio. Abbiamo già ricevuto diverse richieste da parte di enti del territorio per poter mettere i loro contenuti in questa piattaforma e poi ci sono anche altre città fuori del comprensorio fiorentino che ci stanno chiedendo appunto di vederla e di capire un po' come poter riusare alcune parti. Diciamo l'approccio è molto open source. Ora in questo momento con me ci sono sia Leonardo Ricci che Barbara Pacileo di Almaviva, quindi io mi scuso subito perché dopo dovrò andare per un audit della Commissione europea nella stanza del sindaco, però diciamo su domande più tecniche anche sulla piattaforma i colleghi che sono con me adesso potranno rispondere in modo più esauriente. Ok, vi ringrazio l'attenzione. Buongiorno. Fabrizio, non ti sento. Grazie all'ingegner Vannuccini per questa presentazione, lo ringraziamo e rimandiamo eventualmente ai suoi colleghi eventuali approfondimenti al termine delle presentazioni. Grazie. Chi volesse dei partecipanti al webinar fare delle domande specifiche a ciascuna delle esperienze o a Formez in quanto ente organizzatore di questo webinar, può sicuramente scriverlo nella chat in maniera tale che possiamo raccoglierle e dare risposta al termine delle presentazioni. Passo la parola adesso all'ingegner Zangara del Comune di Palermo,
perché possa effettuare la sua presentazione appunto sull'esperienza di realizzazione della piattaforma ICT Cultura e Tempo Libero che il Comune di Palermo sta appunto realizzando nell'ambito del PON Città Metropolitane. Salve Ingegner Zangara, le passo la parola. Buongiorno. La presentazione, provvedete voi a sostituirla? Cambierà la condivisione? Provvediamo noi, qualche secondo ancora. Intanto saluto tutti. Inizio l'intervento. Il nostro, diciamo, il PON Metro a Palermo in cosa consiste? Consiste in 86 milioni di euro da impegnare in 5 assi tematici, come già avete visto dalla presentazione di Fabrizio Donzella. L'asse 1 consiste nello sviluppo delle 7 piattaforme per un impegno totale di 16 milioni di euro inizialmente, 18 milioni di euro a seguito dell'assegnazione della premialità per aver raggiunto il target nel 2018. Le 7 piattaforme si stanno sviluppando tutte in contemporanea e con un'ottica sin dalla fase progettuale di trasversalità, quindi molti interventi infrastrutturali, lato hardware e lato software, sono stati realizzati in maniera da essere fruibili da tutte e 7 le piattaforme. Io sono Gianluca Zangara, faccio parte di un team di 4 esperti tematici per l'assistenza, quindi all'organismo intermedio nell'ambito del PON, e quello che vi andrò a presentare è l'intervento preponderante nell'ambito della piattaforma Cultura e Tempo Libero. Qual è l'obiettivo principale? Quello di creare un ecosistema di strumenti integrati tra loro a supporto di tutti gli stakeholder, infatti vedremo successivamente che sono coinvolti tutti gli stakeholder nell'ambito del turismo. L'intervento e quindi il portale e tutti gli strumenti a supporto verranno utilizzati da parte di tutti gli stakeholder nel territorio metropolitano, quindi sia da parte della città di Palermo che dell'area metropolitana, quindi su per giù l'ex provincia, area che tra l'altro sta avendo un incremento nelle presenze turistiche sia nazionali che internazionali. E di conseguenza si trova sfornita di uno strumento per diciamo, promuovere il territorio. Il portale andrà a promuovere diversi ambiti, quale il patrimonio artistico e monumentale, il patrimonio naturalistico, le tradizioni e i prodotti enogastronomici di cui è ricco il territorio, le tradizioni culturali, le strutture ricettive di ristoro e gli eventi culturali che si tengono nel territorio. Quindi andiamo a vedere adesso chi sono gli stakeholder che parteciperanno all'alimentazione e alla fruizione della piattaforma. Sono in prima istanza i cittadini che potranno disporre di un punto di riferimento per sapere le bellezze, gli attrattori che sono presenti sul proprio territorio. Le amministrazioni locali, che saranno in primis fonte di alimentazione delle informazioni e potranno anche loro accedere per promuovere i propri eventi e le proprie tradizioni. I turisti avranno uno strumento che consentirà loro di muoversi, organizzare il viaggio e fruire di tutte le informazioni necessarie durante il viaggio, e le aziende che avranno modo di promuovere i loro prodotti, i loro servizi per, diciamo, da erogare ai turisti che si troveranno a frequentare il territorio. La piattaforma trova il suo core, quindi il suo elemento fondante su un portale web e ovviamente su un'app per dispositivi mobili ed è corredato da una serie di strumenti che permetteranno, da un lato, di raccogliere e gestire il rapporto con i turisti, quindi il modulo CRM,
di dare degli strumenti di supporto alla vendita per le aziende che dovranno fornire servizi legati al turismo, legati alla visita del turista. Quindi parliamo di ristoranti, parliamo di agenzie viaggi, di associazioni che organizzano eventi, escursioni, eccetera. E dopodiché disporrà gli opportuni strumenti di monitoraggio sia a supporto della governance e quindi dell'organizzazione di eventi, del miglioramento dei flussi turistici, dell'aumento dell'offerta turistica, sia a supporto del marketing, quindi uno strumento anche per le aziende. Il portale è ideato come un destination management system, quindi un sistema che possa gestire la destinazione. La destinazione è il luogo dove il turista vuole andare, vuole vedere degli attrattori, vuole divertirsi. Di conseguenza questo DMS ha lo scopo di raccogliere e organizzare gli scambi informativi tra coloro che producono le informazioni, quindi raccolgono le informazioni, conoscono il territorio, gli operatori commerciali che devono veicolare i loro prodotti e servizi sul territorio, e gli info point o comunque le aziende, gli enti locali dislocati nell'area metropolitana che vogliono dare informazioni ai turisti. Quindi andiamo a vedere il modulo del portale del territorio che permetterà la promozione turistica dell'area metropolitana sulla base dei suoi attrattori. Questo sistema è basato, centralizzato sugli attrattori. L'attrattore cos'è? Un qualsiasi monumento, un evento, un qualche elemento che il visitatore vuole trovare nel territorio. E la promozione dei prodotti commerciali è inteso come l'insieme degli attrattori presenti sul territorio e dei servizi offerti dagli operatori commerciali. Il portale quindi permetterà agli utenti di esplorare gli attrattori, sfogliando i contenuti sulla base di vari formati, quindi delle idee di vacanza, delle schede monografiche dell'attrattore, potrà esplorare le località e i territori circostanti. Come appendice potrà anche visualizzare le specialità enogastronomiche, dato che il turismo enogastronomico è una delle modalità di turismo fondanti del nostro territorio, e visionare gli eventi nelle vicinanze. Lo stato dell'arte. Attualmente sul mercato troviamo due tipologie di piattaforme: delle piattaforme centralizzate, gestite quindi da un unico ente o da un'unica azienda, che non coprono tutti gli ambiti, o comunque non sono specialistiche nell'ambito del territorio, quindi magari sono a tiratura nazionale o internazionale. Dall'altro lato abbiamo invece piattaforme totalmente distribuite, alimentate dagli utenti, però che non presentano né informazioni omogenee, qualora in alcuni casi molto dettagliate, in altri casi poco dettagliate, e le informazioni potrebbero non essere attendibili. Qual è la soluzione che prevede il nostro portale? È quello di alimentare le informazioni da parte di tanti enti, però moderarle tramite un'unica redazione centralizzata, in modo da uniformare lo stile e il taglio editoriale. Allo stesso tempo, ovviamente, dare anche un qualche elemento di attendibilità, diciamo, l'attendibilità all'informazione che viene pubblicata. Quindi, come dicevamo prima, la struttura del portale è incentrata sugli attrattori. Un'altra caratteristica, ovviamente, è quella che i contenuti saranno multilingue, in base alle lingue più diffuse, e quelle più diffuse soprattutto nell'ambito delle presenze turistiche nel nostro territorio. Le pagine saranno lunghe, ricche di dettaglio e scorrevoli, ottimizzate in primis per la fruizione da dispositivi mobili. Ci sarà una prevalenza di elementi multimediali, quindi immagini e video. Tutti i contenuti saranno georeferenziati, ciò permetterà la costituzione da un lato di mappe interattive, dall'altro di ricerche localizzate. E ovviamente tutti i contenuti verranno integrati con i social network per eventuali condivisioni, per collegamento con i commenti o i like di altri visitatori in precedenza rispetto al turista.
La governance del portale, come dicevamo, è centralizzata, però ha un'alimentazione diffusa. Quindi, è un team, che cura i contenuti, individua gli obiettivi e le strategie e attua le iniziative necessarie per la promozione del territorio. È costituito da una redazione diffusa, che praticamente, dove saranno presenti InfoPoint, Proloco, enti locali, associazioni, e che produrranno i contenuti. Questi contenuti verranno trasmessi alla redazione centrale. In quel momento i contenuti verranno uniformati, verranno moderati e verranno prodotti secondo le linee guida del portale, che verranno stabilite. Il revisore quindi andrà a verificare infine i contenuti e li pubblicherà sul portale. Quindi la redazione diffusa coinvolgerà tutti gli attori dell'ecosistema, quali i comuni, le unioni di comuni o i raggruppamenti come i GAL, gli enti culturali, le associazioni pro loco e le imprese. L'interfaccia permetterà di inviare i contenuti, ma allo stesso tempo permetterà di consultare dei contenuti che probabilmente non saranno pubblicati sul portale, da parte per esempio degli InfoPoint che potranno dare delle informazioni esclusive al turista, potranno stampare delle brochure cartacee, delle pagine informative cartacee o potranno condividere con l'utente tramite l'app determinate informazioni. Tutti i dati raccolti dai clienti, ovviamente nell'ottica rispetto della legge sulla privacy, i dati che i clienti vorranno condividere verranno raccolti e catalogati su un sistema di CRM che poi a livello centralizzato permetterà l'analisi e il contatto successivo col cliente tramite newsletter o tramite altri mezzi. Il coinvolgimento delle imprese locali come avverrà? Avverrà tramite un accreditamento e la costituzione di una pagina informativa dell'impresa, dove vi saranno informazioni generiche, gli orari di apertura, l'indirizzo, altre informazioni che l'operatore commerciale riterrà opportuno far visionare al turista. Vi sarà la possibilità di effettuare prenotazioni, effettuare pagamenti per servizi e abilitare la messaggistica con gli utenti finali. Ci potrebbe essere per esempio la pubblicazione del listino prezzi e in più sarà integrato tramite i più diffusi standard di booking e di pagamento direttamente per gestire queste funzionalità a partire dal portale o dall'app. Quindi l'app ha lo scopo di veicolare questi contenuti e identificare le tre fasi in cui viene ingaggiato il turista. Quindi prima del viaggio per pianificare, conoscere, avere informazioni in anticipo. Durante il viaggio per recuperare il plan, quindi il piano di viaggio che è stato fatto, ottenere informazioni, condividere l'esperienza e trovare nuove destinazioni quando si trova sul posto, dopo il viaggio per rivedere le schede, ricordare i luoghi visitati e per esempio utilizzando le funzionalità di galleria fotografica organizzare tutte le foto in album, le foto della propria esperienza turistica. La piattaforma disporrà di un sistema di API, quindi di un'interfaccia di programmazione per dare l'opportunità a terze parti, quindi ad altre aziende sul territorio, di poter sia fruire dei dati, quindi leggere i dati, ma anche erogare i servizi della piattaforma. Ovviamente la piattaforma farà da tramite, di conseguenza ci sarà la possibilità di sviluppare nuovi business, ma sempre in maniera moderata, perché passerà tutto dalla nostra piattaforma. Verranno ovviamente implementati determinati standard, come per esempio gli standard di Channel Manager che permettono la prenotazione, la sincronizzazione delle prenotazioni su più canali come Open Travel. Dopodiché, tutti i dati raccolti andranno gestiti dal sistema di monitoraggio. Il sistema di monitoraggio permetterà, da un lato, di monitorare l'attività degli InfoPoint, quindi a quale informazioni hanno avuto accesso, quanto supporto hanno dato agli utenti. Dall'altro monitorare l'utilizzo da parte dei sistemi di terze parti, quindi delle API, e infine monitorare l'attività degli utenti.
quindi l'utilizzo dell'app, la posizione dell'utente o comunque i piani di viaggio dell'utente per capire i flussi di mobilità, e in più tutti i contributi attivi, quindi commenti, segnalazioni o altro. Come dicevo inizialmente, le sette piattaforme sono state progettate e vengono sviluppate in questi anni in un'ottica di trasversalità, tant'è che per l'implementazione della piattaforma Cultura e Tempo Libero, quindi di questo portale del turismo, l'infrastruttura sarà basata su il cloud, una piattaforma cloud che il Comune di Palermo sta utilizzando per erogare la maggior parte dei servizi, almeno quelli di nuova concezione, tutta la parte di middleware, quindi di software fondante al servizio applicativo, e come ultimo step verrà integrato con il portale unico dei pagamenti, che permetterà di avere un unico gateway di pagamenti sia per i servizi della pubblica amministrazione che per i servizi delle attività commerciali. Le buone pratiche adottate nello sviluppo del prodotto sono innanzitutto il fatto che il prodotto di base viene preso in riuso dalla Regione Umbria. Questo prodotto, ovviamente, con le estensioni che svilupperemo in questi 2 anni, verrà ridato nuovamente in riuso alle altre pubbliche amministrazioni. Il prodotto comunque segue tutte le linee guida di accessibilità e usabilità, di rispetto delle regole sulla privacy, sviluppo delle applicazioni in sicurezza e in più permetterà integrazione social, l'utilizzo massivo di elementi multimediali e l'utilizzo di più lingue. Come cronoprogramma dei lavori, ovviamente in quest'anno abbiamo adottato in riuso il software, il portale, stiamo progettando le evoluzioni che termineranno nel corso del prossimo anno e nel 2021, comunque a seguito del rilascio del portale dell'app, inizierà tutta la fase di coinvolgimento delle imprese sul settore e start-up della piattaforma, quindi alimentazione delle informazioni da parte della redazione diffusa e poi inizierà la fase di mantenimento con l'aggiornamento periodico delle informazioni. L'ente attuatore per il Comune di Palermo, come per tutti i servizi digitali, è la società in-house che è Sispi, e con questo vi ringrazio per l'attenzione. Bene, ringrazio molto l'ingegner Zangara per questa presentazione molto ricca. Gli chiedo appunto di rimanere con noi per poter eventualmente approfondire un paio di punti al termine di tutte le presentazioni. Passo la parola invece alla esperienza della Regione Puglia presentata dalla dottoressa Maria Assunta Pollonio della Regione Puglia. Si tratta chiaramente di un'esperienza al di fuori del PON Città Metropolitane, essendo questo progetto finanziato nell'ambito del programma operativo della Regione Puglia. Ospitiamo chiaramente un'esperienza che ci può dare una prospettiva diversa da quella finora ascoltata dai comuni. Passo la parola quindi alla dottoressa Pollonio, la ringrazio, può iniziare. Buongiorno, grazie dottor Donzella. Allora, sono Maria Assunta Pollonio, responsabile dei servizi digitali di turismo e beni culturali di Nova Puglia. Nova Puglia è la società in-house della regione che appunto assicura il supporto per la valutazione dei fabbisogni di innovazione digitale e il disegno degli interventi e la definizione delle progettualità. L'esperienza del catalogo che andiamo a descrivere rappresenta il consolidamento di un primo percorso, di un primo percorso di digitalizzazione in ambito turistico, voluto dall'amministrazione regionale a fine di conseguire la completa informatizzazione del rapporto con il sistema turistico e degli adempimenti a carico degli operatori pubblici e privati, ma anche per pianificare le strategie territoriali e programmare la destinazione delle risorse e delle attività di marketing.
Per raggiungere questi obiettivi la Regione Puglia si avvale di Nuova Puglia, ma anche della RET Puglia Promozione, che appunto rappresenta il suo braccio operativo. Per comprendere meglio l'esperienza progettuale dobbiamo un po' ripercorrere rapidamente le tappe che hanno caratterizzato il processo di digitalizzazione in ambito turistico. Allora, la prima tappa è il 2007. Nel 2007 viene pubblicato il primo portale turistico regionale, appunto il Viaggiare in Puglia, accompagnato dal portale cartografico che rappresentava su mappa tutte le risorse descritte all'interno del portale. Oltre diciamo, alla parte prettamente di promozione, un primo accenno anche al discorso di informatizzazione dei rapporti e degli adempimenti. Fino al 2007 parliamo della trasmissione dei dati sui flussi turistici. Fino al 2007 le strutture ricettive compilavano i modelli cartacei per la rilevazione del movimento e li consegnavano all'interno le consegnavano agli APT, che erano gli enti preposti proprio alla raccolta di questi dati. Nel 2007 è stato rilasciato un primo sistema che consentiva quindi poi alle APT di inserire tutti i dati raccolti all'interno di un database centralizzato, gestito poi da un sistema che consentiva la generazione del tracciato record da inviare all'ISTAT e forniva anche dei report per analisi statistica. Il processo di digitalizzazione è quindi continuato fino ad arrivare, diciamo, a un periodo molto importante, 2011-2014. In questo periodo c'è stata una profonda revisione tecnico-funzionale organizzativa del portale turistico al fine di rispondere alla strategia promozionale dell'Aret Puglia Promozione che nel frattempo la Regione aveva istituito. Accanto al portale, questa volta non c'è più un portale cartografico perché ormai siamo già ai tempi di Google Maps, eccetera, e quindi la parte di cartografia è integrata all'interno del portale. Ma abbiamo una app innovativa di realtà aumentata, Puglia Reality Plus, che appunto consentiva una nuova esplorazione del territorio, una modalità innovativa, e poi abbiamo Puglia XP, che invece era una piattaforma che consentiva la pubblicazione, la condivisione di diari di viaggio, fotografie, filmati, consigli caricati direttamente dai turisti, dagli utenti, diciamo, nazionali e internazionali. Non c'è ancora l'avvento forte dei social network e quindi Puglia XP rappresentava, diciamo, un primo social community proprio, diciamo, della regione. Ma la vera svolta, diciamo, di questo periodo è rappresentato dal DMS. Il Destination Management System è una piattaforma tecnologica rivolta alla promo commercializzazione e finalizzata a raccogliere, gestire, aggiornare e distribuire le informazioni diciamo, relative a tutti i prodotti e servizi della Destinazione Puglia. Piattaforma alimentata direttamente dagli operatori privati che avevano quindi la possibilità di disporre di uno strumento gratuito che garantiva loro visibilità e che rappresentava quindi un canale di vendita aggiuntivo a costo zero. Ma il vantaggio è anche per la regione che quindi aveva in questa maniera la possibilità di presentare un'offerta unica e di raggiungere il mercato in maniera più efficace. Accanto, diciamo, al DMS continua anche poi l'evoluzione degli strumenti per gli adempimenti, per la digitalizzazione degli adempimenti, ed ecco che sul fronte della rilevazione e trasmissione dei dati sui flussi turistici abbiamo Spot,
un sistema che si rivolge direttamente alle strutture ricettive, che quindi possono in maniera telematica diciamo, trasmettere i dati che questa volta non sono più mensili, ma sono dati giornalieri. Quindi Spot è il sistema che attraverso il quale la regione viene a conoscere i dati giornalieri di movimentazione turistica inseriti direttamente dagli operatori e semplicemente controllati dagli enti preposti, APT, che nel frattempo erano divenute sedi territoriali dell'Agenzia Puglia Promozione. Altro sistema che vede la luce nel 2014 è il sistema per la trasmissione telematica della comunicazione dei prezzi e dei servizi, altro adempimento di legge, diciamo, obbligatorio per gli operatori regionali. Ecco quindi che nasce quindi il primo nucleo del sistema informativo regionale del turismo, acronimo SIRTUR. Quindi vediamo le componenti che abbiamo appunto descritto, DMS, Spot, l'anagrafe delle strutture ricettive balneari e poi anche il portale Puglia Events che nel frattempo la Regione aveva fatto realizzare proprio per dare maggiore evidenza agli eventi che si svolgono in Puglia. Tutti questi dati confluiscono direttamente nel portale Viaggiare in Puglia, che appunto raccoglie tutti i servizi e le descrizioni fornite dagli operatori e li propone alla domanda, quindi all'utente. Il consolidamento, diciamo, di questo sistema si attua proprio attraverso l'esperienza progettuale che è descritta all'interno del catalogo e si completa, diciamo, nel periodo 2016-2017. Allora, sul fronte della fruizione viene completata la revisione del portale turistico, che è finalizzata questa volta a limitare soprattutto la diffusione dei siti meteora che appunto frammentavano l'immagine della Puglia e a generare poi come, diciamo, cos'è successo, data via la presentazione. Un attimo di Vabbè, pazienza, dottoressa lo Pollone, continuo. siamo Sì. ricaricati. Ok, vabbè, io nel frattempo continuo. E quindi attraverso la nuova piattaforma vengono anche generati i dataset per la pubblicazione sul portale Dati Puglia e soprattutto, diciamo, per dare la possibilità a chiunque di utilizzare i dati, quindi ufficiali della promozione del territorio per poterli magari inserire all'interno di proprie applicazioni. Oltre alla revisione del portale Viaggiare in Puglia, anche Puglia XP e l'app subiscono una profonda revisione. L'app cambia anche nome, diventa Visit Puglia e oltre alle caratteristiche di realtà aumentata, rende disponibili altre funzionalità innovative come la ricerca degli amici intorno, l'invio di fotografie e così via. Invece la nuova versione di Puglia XP recepisce i cambiamenti che nel frattempo si sono avvenuti sia dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto delle modalità di utilizzo di internet da parte degli utenti, quindi l'avvento dei social network, e a questo punto viene creato appunto un social wall che integra tutti i post che vengono pubblicati sulla Puglia, su Facebook, Twitter, piuttosto che YouTube, eccetera, filtrandoli attraverso degli hashtag. A questo punto, quindi a parte, diciamo, il discorso fruizione, vediamo invece che cosa succede nel mondo degli operatori, diciamo, nel mondo rivolto agli operatori. E anche il DMS viene rivisitato soprattutto in chiave grafica per rendere, diciamo, un'immagine coordinata di tutti gli strumenti della regione. E dal punto di vista invece funzionale vengono integrate delle funzionalità quali la visualizzazione su mappa degli operatori, degli eventi, delle fiere e così via.
vengono ottimizzati i sistemi SPOT e CPS, ma soprattutto viene realizzato un data warehouse a supporto delle funzioni dell'osservatorio turistico. Quindi uno strumento per la consultazione della movimentazione turistica comunicata dalle strutture ricettive, con la produzione di report e di strutture OLAP e con la rappresentazione anche su mappa cartografica. Con questi, diciamo, strumenti, con queste evoluzioni, diciamo, viene consolidato il sistema informativo regionale del turismo. A questo punto, però, inizia la seconda fase del progetto di digitalizzazione. Perché la Regione Puglia decide di cambiare tutto? Intanto viene pubblicato il piano strategico del turismo nazionale 2017-2022. Nel frattempo era stato pubblicato la pianificazione regionale in materia di turismo, quindi Puglia 365, che rappresenta proprio il piano strategico regionale del turismo. E qualche mese dopo viene invece pubblicato il piano strategico in materia culturale, quindi PIL Cultura. Accanto, diciamo, alla strategia c'è l'AGID, che con il piano triennale definisce un nuovo modello strategico. Ecco allora che quindi la Regione decide di avviare un nuovo processo di informatizzazione per passare da una progettazione per sistemi a una progettazione per servizi, con l'esposizione dei servizi tramite l'API, un'architettura modulare, l'infrastruttura basata su container. Viene quindi avviata la riprogettazione di tutti i sistemi digitali e vengono implementati servizi a questo punto per turismo e cultura. Finora infatti abbiamo visto tutto ciò che è stato fatto nell'ambito del turismo con questa iniziativa che è appunto l'ecosistema digitale del turismo e della cultura, viene perseguito l'obiettivo di integrare il binomio turismo e cultura. Obiettivo principale, le persone al centro. Ed ecco il modello, diciamo, dell'ecosistema, caratterizzato appunto da attori che non sono più solo la filiera turistica, ma anche la filiera culturale, ma anche i comuni, gli altri enti, i giornalisti, i cittadini, i buyer. Attori che utilizzano dei servizi digitali specifici per ciascuna categoria, servizi che generano degli output, quali eventi, attività, schede descrittive di attrattori, località, offerte, flussi, così via, output che vanno ad alimentare dei cataloghi tematici di turismo, di cultura, di rappresentazione del patrimonio culturale, di rappresentazione del patrimonio digitale, che poi potranno essere acceduti da un unico punto di accesso. E questo è, diciamo, l'obiettivo della Regione, avere due soli punti di accesso nel variegato mondo dei vari strumenti. Un unico punto per la fruizione dell'ecosistema, questo è l'obiettivo che sarà conseguito entro il 2021 e che quindi consentirà al fruitore di atterrare in un unico punto che gli fornirà suggerimenti personalizzati in base al suo profilo, alla sua posizione, eccetera, e poi lo veicolerà verso i cataloghi di settore tematici. Attualmente la Puglia, oltre al portale turismo, dispone già di un portale Carta Puglia che appunto rappresenta il patrimonio culturale e di un altro portale, Puglia Digital Library, che invece rappresenta il patrimonio digitale. Questi portali, insieme al catalogo dell'offerta culturale che è in via di predisposizione, saranno appunto trasformati in veri e propri cataloghi collegati a questo unico punto di accesso. Ciò che invece è già online ed è già disponibile per i nostri operatori è il nuovo DMS, che da Destination Management System è diventato un Digital Management System, quindi il contenitore con un'unica porta di accesso a tutti i servizi digitali. Accedendo tramite SPID, gli utenti, quindi gli attori che abbiamo visto nella slide precedente, atterrano in una propria area riservata,
dove il sistema offrirà dei servizi digitali specifici per la persona, quindi i funzionari regionali o funzionari comunali sono comunque delle persone, come tali hanno già a disposizione dei servizi che possono utilizzare come semplici cittadini. E poi invece ci sono i servizi specifici per l'impresa o l'attività professionale rappresentata dall'utenza SPID che è entrata, quindi rappresentata dal cittadino. Quali sono quindi gli attori del nostro ecosistema? Il cittadino, che vediamo al centro, che può anche essere un funzionario della PA locale o di altri enti pubblici, un funzionario della regione e degli altri enti partecipati, un operatore turistico, un operatore culturale, oltre alle altre sfaccettature, diciamo come studente, residente, giornalista, turista, eccetera. Parliamo di filiera turistico-culturale, che cosa intendiamo? Intendiamo tutte le codici Ateco proprio che caratterizzano la filiera turistico-culturale. Quindi ogni operatore del turismo e della cultura ritroverà qui la categoria o le categorie Ateco in cui si riconosce e potrà profilare la propria attività professionale o la propria impresa professionale, la propria impresa. Quindi attraverso una profilazione completa, da una parte offrirà quindi tutte le informazioni per poter essere rintracciato da altri che hanno interesse a creare reti o comunque la regione stessa che ha interesse di promuoverli. Ma attraverso questa profilazione potrà anche accedere a una serie di servizi digitali specifici per lui. Ma quali sono i servizi digitali? Questo è un primo step di servizi già pronti o in corso di realizzazione. Abbiamo i servizi per il cittadino, quindi una segnalazione avendi. Io come cittadino posso comunque segnalare qualsiasi evento che avviene nel mio territorio, nel territorio che sto attraversando, per poterlo promuovere attraverso i canali. Oppure la partecipazione a manifestazioni di interesse, ce ne sono state tre in 2 mesi, soprattutto nel periodo estivo. E poi invece abbiamo una serie di servizi, quelli che prima erano i sistemi per la trasmissione dei flussi turistici, il sistema per la trasmissione, sono diventati ora dei veri e propri servizi digitali, e poi la gestione delle offerte, l'accreditamento delle fiere, l'organizzazione di incontri business to business. Servizi poi invece per la filiera culturale e servizi anche per la regione o per gli enti partecipati o per i comuni, quindi per il monitoraggio di tutto ciò che viene trasmesso dagli operatori. Questo, diciamo, è in sintesi una visione d'insieme dell'ecosistema digitale integrato del turismo e della cultura, che è in corso, diciamo, le attività sono state avviate a fine 2018 e primi del 2019, alcuni risultati sono già pronti, disponibili, pubblicati, sono online, come appunto il nuovo DMS e i primi servizi, ma il lavoro ovviamente in progress continuerà per tutto il 2020, per concludersi come, appunto, questa, come fase nella metà del 2021. Questa è l'esperienza, diciamo, che la Regione voleva condividere all'interno del Catano. Perfetto, grazie molte alla dottoressa Pollonio per questa anch'essa ampia presentazione. Le chiedo anche di rimanere in linea perché la chiamerò dopo dell'intervento che adesso sarà del Comune di Firenze per rispondere a una domanda pervenuta dai partecipanti al webinar. Chiamo quindi i colleghi del Comune di Firenze, se possibile. Perfetto, ho due domande da far loro. Salve, buongiorno. La prima è di Cosimo Damiano Meleleo, quindi ci chiede qual è il ruolo della città metropolitana di Firenze all'interno di questa esperienza riguardante lo smart tourism.
E una seconda domanda di Roberto Pizzicannella, chiede se l'esperienza dell'app mobile permette di organizzare il diario di viaggio, permette l'acquisto di diversi servizi con un unico acquisto. Prego a voi la parola. Chiedo alla dottoressa Pollonio eventualmente di rientrare dopo in linea. Grazie. Allora, per quanto riguarda il discorso della città metropolitana, diciamo che questa piattaforma di cui ha parlato l'ingegner Vannuccini deriva in parte dalla precedente piattaforma che Firenze Turismo della città metropolitana, alla quale ovviamente è stato fuso le altre piattaforme che già c'erano del Comune di Firenze, quindi diciamo la nuova piattaforma deriva da quella della città metropolitana. E dal punto di vista del ruolo, direi proprio che le persone che si occupano ovviamente dell'IT della città metropolitana sono formalmente coinvolte nella commissione di collaudo che valuterà poi l'oggetto di cui abbiamo discusso prima. Quindi c'è proprio un ruolo formale della città metropolitana nel progetto. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, allora diciamo che l'app proposta, diciamo il sistema proposto è un sistema istituzionale che offre contenuti istituzionali, quindi il diario di viaggio è relativo al percorso che il turista eventualmente decide di fare, però non sono previsti strumenti di acquisto. Questa parte è stata volutamente tenuta fuori per non fare, tra virgolette, concorrenza al settore privato. L'unico elemento, diciamo, legato all'acquisto è il richiamo che all'interno ci sarà dell'app già esistente di Firenze Card, di cui parlava prima Vannuccini, che è la carta turistica offerta per il giro dei musei, però poi non ci sono acquisti, ecco, non sono previsti acquisti all'interno dell'app. Perfetto, grazie mille a Leonardo Ricci del Comune di Grazie Firenze. Chiamerei ancora in causa per un brevissimo approfondimento, l'ingegner Zangara del Comune di Palermo, se è ancora in linea, per diciamo, un piccolo approfondimento su quella che sarà la governance del portale del territorio, le modalità di interazione che avrà la redazione diffusa e anche quali saranno gli strumenti di interazione del cittadino con appunto l'amministrazione perché poi possa essere anche utilizzato il CRM? Grazie, ingegner Zangara, a lei la parola. Ecco, allora la governance è uno degli elementi innovativi del portale e permetterà a un team molto corposo di persone, quindi tutti i componenti della redazione diffusa e della redazione centrale, di cooperare nella produzione dei contenuti e allo stesso tempo ottenere una pubblicazione di contenuti che siano uniformi, che abbiano tutto lo stesso stile editoriale, lo stesso stile grafico e che possano essere accattivanti. Inoltre, la redazione diffusa permetterà di avere competenze nel territorio, sia nell'ambito del marketing, sia nell'ambito dell'utilizzo di linguaggi web e social, ma anche la conoscenza del territorio, cosa che non ci sarebbe con piattaforme internazionali dove non c'è il contatto diretto con il territorio. Quindi, da questo punto di vista, può puntare su un'alta qualità e una buona quantità, di contenuti. E inoltre la governance del portale, quindi si occuperà anche di stabilire e di seguire gli aggiornamenti periodici dei contenuti, si occuperà di aggiornare costantemente gli eventi presenti sul territorio, l'aggiornamento sui social, l'aggiornamento e l'ampliamento del numero di attrattori presenti sul portale. Quindi questo dal punto di vista della governance come approfondimento. Per quanto riguarda il contatto che ha il cittadino con il portale, questo avviene prevalentemente tramite il portale e l'app, tramite una messaggistica, quindi la possibilità di segnalare in precisione, la possibilità di richiedere integrazioni. E infine per tutti i cittadini, gli utenti che entreranno in contatto con la piattaforma,
I dati che spontaneamente, dati più o meno corposi, che verranno rilasciati dagli utenti verso la piattaforma, verranno trattati dal CRM per poter consigliare delle nuove esperienze attinenti al profilo dell'utente, poterlo contattare in seguito, poter chiedere un feedback e poter organizzare meglio la gestione di tutta la macchina turistica nell'ambito dell'area metropolitana. Spero di aver risposto in maniera esauriente. Perfetto, grazie mille all'ingegner Zangara del Comune di Palermo. Chiamo ancora in causa per ulti le ultime battute la dottoressa Pollonio di Nova Puglia. C'è una domanda che la riguarda, sempre di Roberto Pizzicannella. Chiede se il portale rivolto ai turisti permette al turista stesso di crearsi un pacchetto, cioè integrando servizi turistici con quelli culturali. Oppure se la lista dei servizi rimane a catalogo tematico. Grazie per la risposta. Allora, attualmente noi abbiamo il portale turistico che ha una sezione che si chiama Trip Planner che appunto consente al turista di crearsi il proprio diario di viaggio, il proprio pacchetto, integrando le tappe che ha navigato, diciamo, nel portale e quindi sia attrattori. E quindi punti di interesse, sia strutture ricettive e altri servizi. E come diciamo, elemento culturale, asset culturale, ci sono gli eventi. Quindi la possibilità di costruirsi questo pacchetto in maniera del tutto autonoma, integrando poi servizi ed eventi. E questo viene fatto in assoluta autonomia, utilizzando mappe cartografiche e così via. Nella evoluzione verso l'ecosistema è vero sì che avremo la lista dei servizi per cataloghi tematici, ma questo serve più che altro per semplificare l'accesso a quegli utenti che hanno le idee ben chiare di che cosa vogliono. Se io voglio solo un approfondimento specifico, per esempio sulla carta dei beni, è inutile che vado in un portale che mi offre anche i servizi piuttosto che gli eventi, piuttosto che l'attività culturale e così via. Quindi il catalogo tematico è per semplificare, diciamo, determinate fruizioni, ma i servizi saranno integrati a livello di ecosistema, per cui a quel punto l'utente avrà la possibilità, però questo appunto è quello che faremo nel corso del 2020, avrà la possibilità di crearsi i pacchetti integrando anche la visita al museo o piuttosto che diciamo, tutto ciò che riguarda anche gli aspetti più propriamente culturali. Spero di aver risposto. Benissimo, grazie, grazie alla dottoressa Pollonio. C'è un'ultima domanda per i colleghi di Firenze, chiedo di tornare in linea se possono. È una domanda di Gianluca Tripodi, che appunto dice: in relazione all'esperienza del Comune, se è previsto un utilizzo da parte degli operatori privati dei servizi resi per sviluppare i propri prodotti pacchetti e se sono state erogate formazioni specifiche a loro rivolte, quindi penso ai privati. Grazie per la risposta, dottor Ricci. Prego attivare il microfono, non si sente. No, il coinvolgimento è previsto, come aveva fatto vedere prima Vannuccini nella timeline, in fase di kick-off, di sperimentazione, più che altro per un discorso di portarli a conoscenza dello strumento, però non c'è un coinvolgimento diretto a livello di operatori e quindi non è previsto neppure pacchetti di formazione, cioè diciamo i redattori sono persone o del Comune di Firenze o dei comuni limitrofi, ma non soggetti privati. Grazie ai colleghi del Comune di Firenze. A questo punto, non essendoci più domande, quindi rimando tutti gli ascoltatori ai prossimi appuntamenti che riguardano appunto le attività del catalogo delle esperienze.
Rinnovo l'invito per le amministrazioni che stanno sviluppando esperienze progettuali finanziate sulla OT2, quindi sull'obiettivo tematico 2 Agenda Digitale, e sull'obiettivo tematico 11, capacità istituzionale nell'ambito della programmazione 14-20, a prendere in esame la proposta per la candidatura alla pubblicazione di una o di più esperienze riguardanti appunto la loro attività istituzionale. Rimando quindi al prossimo webinar che si terrà mercoledì 13 novembre, e questa volta sempre nell'ambito dell'agenda digitale, rivolta ai sistemi informativi e ai servizi digitali per il welfare. Rimando tutti a quell'appuntamento, ringrazio ancora i relatori, ringrazio tutti per l'ascolto.